sala con un bel televisore, con più dispositivi, e vediamo come lo smart può entrare anche qui sempre di più all'interno. Utilizzo Xperience, da subito devo dire una caratteristica, tra le tante caratteristiche importanti, la presenza della presa HDMI con il cavo HDMI in rotazione. Quindi vediamo questa prima tipologia di connettività abbastanza semplice, se vogliamo, fatta a cavo, che mi permette appunto di collegare il mio smartphone direttamente all'interno. La prima cosa che vedo, chiaramente lo smartphone da subito lancia questa. Dal momento in cui lo collego, automaticamente lancia questa applicazione di collegamento. C'è già un'applicazione molto semplice, che permette proprio di gestire, diciamo così, in modalità di lavoro. In modalità di lavoro cosa significa? Direi col telecomando. Quindi HDMI collegato al mio smartphone, utilizzo il telecomando e io posso studiare quelle che sono le attività presenti all'interno della sua. Su questo launcher molto semplice ne abbiamo messo alcune, ma lo posso chiaramente personalizzare insieme a tutte le applicazioni che voglio. Posso quindi andare, per esempio, direi, pensiamo, come abbiamo detto, nell'ambiente domestico, molto velocemente a guardare la mia galleria fotografica degli amici a casa, voglio mostrare le fotografie che ho fatto sulla vacanza, come vedete in vacanza, come potete vedere, con semplicità, utilizzando il telecomando del televisore, io posso selezionare, sfogliare le fotografie, il telefono è lì appoggiato e collegato, io non lo tocco più neanche, quindi veramente con moltissima semplicità posso sfogliare questi contenuti. Contenuti quali? Abbiamo visto le fotografie, sicuramente anche la musica e i video. Vediamo semplicemente, parlando di una delle tante applicazioni proprio di casa Sony, video analytica, diciamo così, di noleggio stream di contenuti, all'interno del quale siamo sempre all'interno dello smartphone, eh? Quindi all'interno dello smartphone abbiamo oggi anche la possibilità di scaricare i contenuti, perché i contenuti non rimangono solo all'interno della rete, ma possono essere downloadati sul nostro smartphone. Ne ho downloadato uno, quindi velocemente, giusto per capire che questo film scaricato dal portale di Video Amici è presente sullo smartphone, lo sto guardando grazie all'HDMI, anche qui ho la comodità chiaramente del telecomando per gestire tutte le funzioni di riproduzione e quant'altro, e assolutamente in altissima qualità posso guardare questo contenuto. Il contenuto all'interno dello smartphone significa che se esco di casa, vado a casa dell'amico, mi porterò lo smartphone, il contenuto, il cavo HDMI e posso guardare chiaramente questo contenuto anche a casa di amici, dovunque posso andare, chiaramente in un televisore, perché no, chiaramente sul bel display, in questo caso di Xperia. Chiaramente, tornando anche qui, a livello di multimedialità, abbiamo visto cos'è possibile fare nella modalità, diciamo così, più semplice, col cavo HDMI collegato. Un'altra cosa curiosa invece che posso fare è non utilizzare il collegamento in HDMI, ma utilizzare il collegamento in Wi-Fi. In questo caso ho simulato, ho una rete Wi-Fi a casa, all'interno della quale è presente chiaramente il mio televisore, è presente il mio smartphone, possono essere presenti altri dispositivi. Abbiamo detto, noi siamo seduti comodamente sul divano, quindi perché no, telefonando sul televisore vado a sfogliare quelli che sono i contenuti multimediali, chiamiamo in termini, della mia rete domestica, posso andare velocemente a vedere i video che possono essere presenti, come vedete, all'interno del mio smartphone, che possono essere presenti all'interno del mio iPhone, che magari sta in un'altra stanza, quindi non sta neanche qui, e qui posso riprodurre i contenuti. Quindi per semplicità tornerò ancora sullo smartphone e posso andare a selezionare tutti i video che sono presenti, quindi un video fatto con questo telefono. Abbiamo visto. Qui stiamo sfruttando il DLNA, stiamo sfruttando il collegamento in Wi-Fi. Se all'interno della mia casa ci sono per esempio dei tablet, anche qui posso chiaramente sempre fare lo stesso discorso di condivisione dei contenuti. Ma una cosa molto curiosa che può fare oltre a questo il tablet è la stessa funzionalità, chiaramente anche più avanzata, del telecomando. Quindi con il tablet abbiamo la possibilità di gestire
Allora, in questo momento sta accedendo ai contenuti del telefono e me li manderà, per esempio, sul televisore. Questa è una delle tante possibilità. Curiosa, particolare, ma perché no, il tablet ha in più questa possibilità di gestire. Ha tutte le funzionalità di telecomando, quindi qui ho usato il telecomando a tasti per semplicità e per comodità, ma se fossi, diciamo così, un cliente più evoluto, l'idea di utilizzare il tablet assolutamente non mi dispiace. In questo caso il contenuto è qua, il tablet ha fatto da tablet e lo sta mandando sul televisore, quindi ha indirizzato la riproduzione, cambia la fotografia direttamente questo dispositivo. Qui stiamo utilizzando chiaramente, come abbiamo detto, il wifi, no? Quindi condivisione dei contenuti, il televisore, avete visto, vede i dispositivi connessi all'interno di questa rete già di suo, quindi nella modalità divano, l'abbiamo chiamata così, possiamo sfogliarla se vogliamo, quindi con il telecomando, con il fotovoltaico, in maniera molto molto semplice. Poi, altra curiosità, sempre sfruttando l'HDMI, in questo caso utilizzerò un credo dispositivo aggiuntivo da abbinare al mio smartphone, quindi presa HDMI verso il televisore. Specifica per Xperia P. Lì avete visto una presentazione più Office, però chiaramente